fatto un po' un'indagine fra i più grossi studi dell'isola. Mi sono preoccupato di questo. E bene o male ho ricavato questi dati che sono al 90% attendibili. Allora, noi abbiamo come pendenze sul tribunale di oggi 1800. 2000 procedimenti civili. Però 1800, 2000 vabbè, il 90%, ha detto bene, il 90%. 2000 esecuzioni, 500 volontari a giurisdizione. Questi sono i dati delle pendenze attualmente. Quindi abbiamo 4500 procedimenti fra esecuzioni... In attesa di giudizio, possiamo dire. In attesa di giudizio. Quindi questi dati qua... sono dei dati scarsissimamente scarsi, se si potesse dire in italiano, di fronte ai carichi pendenti che avevano i magistrati che c'erano prima, ritengo. Però il dato sconcertante è questo, che uno dei due magistrati, che sta da 2 anni sull'isola, ha reso quasi 500 provvedimenti, che sia chiaro. Di questi 500 provvedimenti, l'80% sono di cancellazione di cause o di estinzione di cause. A fronte di questa situazione, dico proprio di cancerogena, perché è cancerogena, ce n'è un'altra, quella che un magistrato che c'è stato in applicazione sull'isola per 10 mesi ha reso su per giù gli stessi 500 provvedimenti, di cui il 60% in sentenze, e sta continuando ad emettere sentenze in quanto ha assunto, prima di andare via, determinati fascicoli a sentenza. Quindi, pur stando a Napoli, rende le sentenze all'isola di Ischia. Quindi, una persona che lavora. Allora, bisogna parlare di magistrati fannulloni.